Autry's Dance. Eccomi qui nei panni della Black Lodge in prima persona, come se fosse una persona. Ma mi è sembrato doveroso fare omaggio a Dale Cooper perché finalmente lo rivediamo, vediamo il suo personaggio, perché chiaramente il suo attore lo stiamo vedendo dall'inizio di questa terza stagione di Twin Peaks 25 anni dopo, però lo rivediamo nel suo vero personaggio, nella sua vera essenza e nella sua vera personalità dopo 25 anni, anzi 26 di attesa. Perché, spoiler, attenzione, spoiler, qualora non l'aveste ancora capito, sto anticipando per chi non avesse mai visto sia le prime stagioni di Twin Peaks che questa, alla 16ª puntata finalmente Dale Cooper torna tra noi, si risveglia, è di nuovo lui e subito parte l'azione, è subito lui in tutta la sua pura essenza, nella sua caratterizzazione così forte che ce l'ha fatto amare, che ci ha fatti tutti affezionare al suo personaggio in ogni minimo dettaglio, poiché, come ho detto nel primo video in cui vi parlavo dell'origine di Twin Peaks, la sua grandissima forza è la caratterizzazione di ogni personaggio e in particolare del protagonista, che ce lo fa conoscere come se fosse un nostro amico, un nostro parente, si scopre tutto di lui. Io stessa non mi sarei aspettata una mia reazione così forte, così da brividi, nel momento in cui nella narrazione si arriva al risveglio, alla presa di coscienza del vero Dale Cooper nei panni casuali di Dougie, che finora non potevamo riconoscere perché era appunto come addormentato. Non mi aspettavo in me una tale reazione. Avevamo capito che stava per succedere, perché questo suo scatto mentre era ancora Dougie, quindi era ancora in una fase di semi-incoscienza, ha sentito le parole Gordon Cole in televisione, ha fatto questa strana cosa di mettere la forchetta nella presa di corrente elettrica, forse sapendo quello che sarebbe successo, sapendo che si sarebbe autoindotto un coma causato dall'elettricità. C'è questo sottolineare, ma questo è stato causato dall'elettricità da parte di vari personaggi, e quindi poi il suo risveglio sia da questo coma, il coma di Dougie, che dallo stato di incoscienza di Dale Cooper, che era ormai bloccato lì da 25 anni nella Black Lodge. What about the FBI? I am the FBI. Io ho provato un'emozione, veramente, non lo so, come aprire un album dei ricordi di tutta una vita che è stato sepolto per tutto questo tempo, che viene riaperto e mi si palesa davanti. Devo ammettere che mi sono anche un po' venute le lacrime agli occhi. È strano, cioè non mi succede per cose ben più commoventi e mi è successo per questo. Io credo che siamo tutti vittime, piacevolmente vittime, consenzienti del genio di David Lynch. È riuscito a trovare il momento giusto per fare scattare in noi questa reazione. You made my heart so full. I will be back. Si inizia più o meno a percepire quello che sta per succedere, stranamente con una certa chiarezza, differentemente da tutto quello che è successo fino adesso, di cui non potresti mai aspettarti il seguito. C'è questo saluto che Dale Cooper dà alla propria famiglia di adozione, lui sa di non poter rimanere con loro, poiché non è il vero Dougie, non è il vero padre e non è il vero marito, ma è una persona che ha una sua storia e una sua missione da portare a termine, che immagino sia quella di combattere
questa essenza maligna di Bob, che è in questo momento impossessato del suo altro se stesso, di cui si impossessò 25 anni fa. Possiamo dire qualche cosa per ricostruire, per esempio, quella che è la mia teoria. Nel momento in cui Dale Cooper si è appena risvegliato dal coma in ospedale e vede Mike, l'uomo con un braccio solo, apparire sulla poltrona, gli chiede di un determinato seme e poi gli chiede se può farne un altro, non di seme, ma di qualcos'altro. In pratica è come se con questo seme si possa far nascere, si possa far originare qualche cosa. Quando poi lui saluta la sua famiglia, che è in realtà la famiglia di Dagi, Dagi sappiamo che non c'è più, che è morto, e lui aveva preso il suo posto. Sembrerebbe quindi che questo sia ricollegato alla richiesta di Dale Cooper di poterne fare un altro. Probabilmente lui vuole fare un altro sé, sotto forma di Dagi, per poter dare, restituire, diciamo, a questa famiglia alla quale lui si è affezionato, perché si sono presi cura di lui, il padre e il marito. Questo è quello che io suppongo, vedremo. E anzi, è molto probabile che quando questo video uscirà si sarà già saputo, poiché io lo sto registrando di sabato 2 settembre e la nuova puntata uscirà domani. È molto probabile che io non farò in tempo a farlo uscire prima della puntata, e quindi pazienza, fidatevi se volete. È questo il bello delle opere di David Lynch, che si prestano a numerosissime letture e interpretazioni. Così come si presta a numerosissime letture e interpretazioni una puntata, direi, centrale, anche perché è l'ottava, quindi sta esattamente a metà rispetto al punto in cui ci troviamo ora, e cioè la puntata 8. La puntata 8 di Twin Peaks, terza stagione, è indimenticabile, sia per quanto è criptica, sia da un punto di vista estetico, artistico, comunicativo. È quasi impossibile tradurre in parole quante e quali cose è capace di trasmettere sia uno spettatore attento che uno spettatore disattento questa puntata, questo episodio, che non si può quasi definire un episodio di una serie TV. È un'opera d'arte a sé stante, non è nemmeno un film, è un'opera d'arte a sé stante, come un dipinto animato che prende forma sotto i nostri occhi, un dipinto per esempio di stile impressionista. Ognuno di noi può vedere cose diverse, prendere forma su quella tela, anche se la tela è sempre quella per tutti coloro che la guardano, però quella combinazione di colore, quella combinazione di tratti può far vedere a qualcuno delle forme e a qualcuno altre forme. Questa è la peculiarità dello stile impressionista, così come in questo genere di opere la puntata 8 di David Lynch può trasmettere tantissimi messaggi e sensi diversi, pur poi approdando allo stesso esito finale, cioè una spiegazione, almeno a mio avviso, dell'origine del male, dell'origine del male che comunque da sempre, anche dalle prime due stagioni di Twin Peaks, è rappresentata da Bob. Questo poiché vediamo nel mezzo del deserto, in una data che è più o meno vicina alla fine della seconda guerra mondiale, un'esplosione atomica, questo fungo immenso che inizialmente ha una forma realistica, piano piano la sua forma è come se si annodasse su se stessa, e in questo vortice di fumo venissero prodotte come delle sfere che assomigliano sempre di più a delle uova, ed è come se stessimo vedendo a un certo punto un utero, almeno questo a mio avviso, e in una di queste forme si vede chiaramente il fermo immagine, la foto, la faccia di Bob. Dopodiché rimane proprio questo uovo al centro del terreno e piano piano si apre e ne esce fuori una specie di mostro, cioè in pratica è un essere, un animale che ha la parte anteriore e le ali da locusta e la parte posteriore le zampe da rana. Pare che questa forma animale così mitologica, così astratta, abbia dei significati particolari. Oltre a queste immagini, nella stessa puntata si vede un'altra scena ambientata in una sorta di teatro in cui c'è il personaggio del gigante, che sappiamo che fa un po' da usciere da anticamera della Black Lodge, che proietta delle immagini, quelle che abbiamo appena visto con l'esplosione atomica, e in particolare c'è il fermo immagine su Bob, ma in particolare fa un gesto che ci ricorda il momento in cui Bob ha preso possesso, diciamo così,
di Dale Cooper perché emette questa specie di fiamma al contrario. E poco dopo appare quest'altro personaggio di questa donna bellissima, vagamente in sovrappeso, come una cantante lirica, che appare su questo teatro. Poi da queste fiamme che vengono prodotte in qualche modo fuoriescono queste sfere. Una di queste sfere, che poi sono l'unico elemento colorato, cioè un color oro, tutto il resto è bianco e nero, con una fotografia strepitosa, in certi punti contrastata proprio da film del periodo espressionista, insomma un qualcosa di eccezionale. In una di queste sfere si vede il primo piano di Laura Palmer così come era da viva reginetta del liceo. Dopodiché si ritorna di nuovo questa atmosfera angosciante, poiché vediamo vari periodi storici, quindi anni 50, anni 60, in cui ci sono ragazzi che passeggiano nella zona. È la stessa in cui c'è la stazione di servizio in cui entra Bob sotto forma di Dale Cooper nella puntata 15 della terza stagione per cercare Philip Jeffries, che è quella che poi è frequentata da queste figure strane, queste specie di boscaioli assassini, tutti scuri, tutti con la barba, tutti trasandati, che sono proprio letali. Infatti vediamo sempre nella puntata 8 che uccidono le persone chiedendo ad accendere, fanno stragi, cose violentissime, ripetendo cantilene macabre su cavalli bianchi, cose veramente inquietanti. E in particolare vediamo che uno di loro fa una strage all'interno di una stazione radio, periodo in cui è ambientata la scena più o meno anni 50-60, mentre ripete questa cantilena ossessiva, uccide tutti quelli che lavorano in questa stazione radio, compreso il cronista della radio. E mentre continua a ripetere questa cantilena, si vede in un'altra zona, in un'altra casa, una ragazza che sta dormendo mentre ascolta questa radio, quindi sente questa cantilena. Nel frattempo, cosa succede? Quel mostriciattolo uscito dall'uovo del fungo atomico entra nella bocca, quindi nel corpo di questa ragazza. Ora, per come l'ho vista io, a me questa sembra non solo l'origine del male, qual è il senso dell'essenza di Bob, viene fuori dopo il lancio di questa bomba atomica. Che rappresenta quindi proprio il male per l'umanità, no? Mi sono detta io. Ma in più rappresenta come viene proprio originato carnalmente Bob, poiché poi c'è questo animale che entra nel corpo di questa che potrebbe essere la madre di un Bob iniziale. Chissà, questa è come me la sono figurata io. Perché però sto parlando di questa ottava puntata? Perché è come se volesse risponderci a tante domande fondamentali, non solo per questa stagione, ma anche per quelle precedenti. Solo che, come viene detto, prima frase dell'inizio di questa terza stagione, frase detta dal gigante: io non posso dirti tutto con le parole, ma tu ascolta i rumori. Le puntate di questa terza stagione di Twin Peaks si sono avvicendate in maniera molto diversa l'una dall'altra. Molte erano particolarmente criptiche, per quanto belle ed estasianti, come appunto l'ottava puntata, altre erano molto più chiare, un misto tra thriller e commedia, e quasi esplicative della situazione. Erano quasi queste stesse puntate, costituivano un recap della situazione, come tutte quelle in cui appare lo sceriffo che, insieme al vice sceriffo Hawk, quasi loro malgrado, a loro insaputa, ottengono degli indizi su un qualcosa che va in realtà a spiegare ciò che sta vivendo Gordon Cole, cioè il personaggio interpretato da David Lynch, e il suo staff dell'FBI, inizialmente chiamato per risolvere questi misteriosi omicidi avvenuti in quella stanza con il cubo di vetro che vediamo nella primissima puntata. In particolare indagano anche su questo cadavere che viene trovato a metà, cioè la testa di una donna e il corpo di un uomo, e in pratica viene fuori che questo corpo di quest'uomo è del maggior Briggs, che in realtà sarebbe dovuto morire 25 anni prima, cioè alla fine della stagione di 25 anni fa, e lui era uno dei massimi esperti della Loggia Nera. Stranamente appare questo corpo senza testa che corrisponde più o meno a un quarantenne, e secondo le analisi che fanno questo cadavere, questo dovrebbe essere nuovamente il maggiore Briggs, che invece adesso dovrebbe avere più di 65 anni. Quindi è molto strano. E Gordon Cole e gli altri devono indagare anche su questa cosa. In tutto questo, le indagini li portano nella location della stazione di servizio famosa, dove ci sono questi uomini con la barba, boscaioli tutti scuri, che sono quasi dei fantasmi, non si capisce bene. Uno di questi boscaioli praticamente fa fuori il presunto assassino del cadavere mozzato che in realtà appartiene al maggiore Briggs, secondo le analisi, ma non si sa in realtà di chi sia. Il Dale Cooper cattivo, cioè Bob, viene arrestato dalla polizia
polizia e quindi viene chiamato Gordon Cole per stabilire se si tratta del vero del Cooper o no. Gordon Cole chiama in causa chi? Diane, che non è un registratore come molti, me compresa, credevano o si ricordavano male, perché del Cooper 25 anni fa parlava sempre in questo registratore, diceva Diane oggi mi è successo questo, Diane oggi mi è successo quell'altro, ma era una sua ex collega, caso strano interpretata da un'attrice feticcio per quanto riguarda David Lynch, e cioè Laura Dern, eccezionale in questi panni, che però è molto ambigua. Quando vede dietro le sbarre il del Cooper cattivo, dice subito che non si tratta di lui. Poi lei afferma con Gordon Cole di non essere assolutamente in contatto con del Cooper, ma poi la vediamo che in realtà comunica con lui tramite SMS, col del Cooper cattivo, cioè Bob. Quindi lì per lì questa cosa assume un'ulteriore linea narrativa gialla. Del Cooper cattivo rimane in pausa, in sosta, su ordine di Gordon Cole, in prigione. Ma dimenticavo di dirvi che la cosa più importante che è stata scoperta in Twin Peaks 3 è la vera identità del personaggio del dottor Jacoby, che si rivela a noi facendo video su YouTube nella sua vera essenza, in un'essenza di un noto personaggio ex comico, ora politico italiano. Non vi viene in mente niente? Ha anche lo stesso modo di ragionare e di esprimere le proprie idee. Quando vai in televisione dire io non sono mai in televisione, cazzo! Non li puoi dire non è vero! Non devi... La sinistra ha questo complesso, al complesso del nano. Il nano ha appiattito tutto. Per caso li invitiamo al matrimonio? Cazzo no! E tanto non verrebbero perché sono troppo presi a fotterci! A fotterci nei supermercati, nelle banche, alla pompa di benzina! Fanno mangiare ai nostri figli merda chimica, ricoperta di zucchero! Vabbè, scherzi a parte, purtroppo il video è diventato particolarmente complesso poiché ci ho tenuto a cercare di fare non solo un commento, ma anche dare le possibili risoluzioni e le possibili interpretazioni a tutto quello che ha rappresentato questa terza serie di Twin Peaks. Pertanto ho la necessità di suddividere quello che ho registrato in questa situazione in più parti, quindi vi do appuntamento tra pochissimo con la seconda parte di questo video, che appena verrà pubblicata troverete linkata sia nella ID info nell'angolo in alto a destra della schermata del player di YouTube, sia qui in basso in descrizione. Mi raccomando, non perdetevela perché daremo le interpretazioni più importanti e parleremo anche del gran finale di Twin Peaks.